te tutto in me. Da tempo che non vedo, sai, la luce, hanno spento già la mia allegria, vedendo i miei sogni cancellati. Ma Lazzaro ascoltò la tua voce quando quella pietra rimossa fu, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Oh, maestro, non ho altro che io possa fare, solo il tuo nome ha tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome e cambia la mia storia. Fai rivivere i miei sogni, trasforma la mia vita. Fai un miracolo, toccami quest'ora e chiamami ad uscire. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Siamo ormai al termine del cammino che ci porta alla Pasqua. E questa potremmo chiamarla la giornata della vita. Della vita al di là delle speranze umane. Della vita piena che non viene più scalfita nemmeno dalla morte. Lo sentiremo nella prima lettura e lo sentiremo nel racconto del Vangelo. Allora è al Dio della vita che vogliamo affidare noi stessi, le persone che ci sono care, vive, anche defunte. Domandiamo perdono dei nostri peccati. Chiediamoci perdono come fratelli e sorelle uniti nel Signore anche nelle nostre case. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi conduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore,
Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, l'anima mia spera, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te. Credi questo? Gli rispose,
Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Disse loro allora i giudei: guarda come lo amavo. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Credo che per tutti sia piuttosto dura. Ogni tanto, per tagliare l'aria, arrivano video o battute così per scherzare un po' su questi giorni chiaramente unici in tutta la nostra esistenza. Con Don Matteo un pochino abbiamo il permesso di muoverci, certo sempre cercando di stare attenti entro i limiti consentiti, e allora ogni tanto mi chiede: dove andiamo? E beh, dico: andiamo a prendere l'aperitivo a Venezia. Ma non mi porta mai. Veniamo al Vangelo. Questo Vangelo ci porta con Gesù sulle colline di Samaria. Gesù è là perché? Perché vogliono farlo fuori. Se sta a Gerusalemme c'è già una condanna di morte su di lui. E là viene a sapere che un suo carissimo amico è malato. Lui è lontano. E allora penso alla sofferenza di tanti che non possono stare vicini alle persone care, anziane, malate. Penso al dolore dei malati negli ospedali, che sono lì, certo assistiti dalla cura amorosa dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, ma senza una parola di incoraggiamento, senza una carezza, senza un abbraccio. Ricordo anche le decine di preti morti da soli. A un certo punto Gesù va, decide di andare. E allora gli dicono: guarda che se vai, non la scampi questa volta. La tua condanna è già decisa. Ma poi va e lo segue. Gesù arriva vicino alla casa di Lazzaro e la sorella di Lazzaro, Marta, viene fuori dicendo: Signore, perché non sei venuto? Però io mi fido di te, comunque mi fido di te. Poi arriva anche l'altra sorella, Maria: Signore, se tu venivi, mio fratello
non sarebbe morto. E di fronte a tanto dolore, ecco che Gesù si commuove. E qua c'è un po' il discorso che sentiamo da tanti. Se Dio è buono, perché succede questo? È lo stesso ricovero che gli fanno. Tu, Gesù, hai aperto gli occhi a un cieco. Perché non sei venuto e hai guarito il tuo amico Lazzaro? Se Dio è buono, perché succede questo? E Gesù a questo punto scoppia a piangere. Ci sono state persone che mi hanno telefonato dicendo che venerdì sera hanno vissuto la preghiera insieme con il Papa e hanno pianto. Ecco, è Dio che piange. Piange sui nostri morti, piange sulle nostre sofferenze, piange sulle nostre paure, piange sui nostri dubbi, sulle nostre solitudini. Però è Dio. E allora a Marta dice: tu ci credi che io sono vivo per me, per te, per tuo fratello? E allora ordina di aprire la tomba. È già morto da 4 giorni, è tutto finito. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me avrà una vita piena, per l'oggi, anche per questo tempo che sembra tempo sprecato, e per l'eternità. E qua viene messa alla prova la mia fede. Io ci credo che questo è un tempo di grazia, che non è un tempo perso. Ci credo. E poi quel grido: Lazzaro, vieni fuori. Quando io morirò, sentirò le stesse parole. Osvaldo, vieni fuori. Questa è la nostra fede, questa è la scommessa cristiana. La vita non è destinata a scomparire nel mondo, ma è chiamata a una vita ancora più piena, questa vita preziosa che abbiamo fra le mani, che non possiamo sprecare. È chiamata a una vita che non ha fine, che non ha confini. E questo, io credo, per me, per te, per i nostri cari, vivi e defunti. Certo, io spero di vivere, lo spero per me, lo spero per ciascuno di voi, per le persone a me care. Però chiedo, Signore, aumenta la mia fede, fa che io possa davvero affidarmi a te, vivo e presente oggi. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso, sepolto, Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica.
confesso il suo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Marta e Maria, che accoglievano e ospitavano Gesù nella loro casa, lo guardano e si affidano a lui in un momento drammatico per la loro famiglia. Con la stessa fiducia ci rivolgiamo a Gesù, Signore della vita, e preghiamo dicendo: salva la nostra vita, Signore. Salva la nostra vita, Signore. Signore Gesù, mentre la nostra vita scorre in questa dolorosa circostanza, ci rivolgiamo a te come amico e salvatore. Noi ti preghiamo: salva la nostra vita, Signore. Signore Gesù, che condividi la nostra condizione umana, donaci la grazia di sostenere con la preghiera e la carità chi soffre, in famiglia e comunità, dando sollievo e speranza. Noi ti preghiamo: salva la nostra vita, oh Signore. Signore Gesù, nei drammi della storia e della cronaca che travolgono persone e popoli, fa che i governanti e i responsabili si muovano con interventi di carità e giustizia. Noi ti preghiamo: salva la nostra vita, oh Signore. Signore Gesù, è ormai vicina la tua Pasqua di morte e risurrezione. Fa che il nostro sguardo e il nostro cuore siano rivolti a te, e se non possiamo incontrarti nell'Eucaristia, fa che ti sentiamo presente nella preghiera delle nostre case. Noi ti preghiamo: salva la nostra vita, oh Signore. Voglio mettere davanti al Signore tutti i nostri cari che sono morti in questi ultimi giorni. Dirò i loro nomi. Sono quelli per i quali abbiamo potuto dare solo una benedizione al Campo Santo, nell'attesa di poter celebrare con loro, che sono in paradiso, noi speriamo e preghiamo, e con i loro cari la Santa Messa. Mettiamo nelle mani del Signore Neris, Sergio, Egidio, Pierangelo, Maria, Renato, Bruno, Gianfranca, Fausto, Pasqua, Erido, Elsa, Maria Novella, Maria, Luigina, Angelo, Santa, Eros, Battista, Emma, Rosa, Italia, Franca, Francesco, Angelo e Beniamino. Per loro e per i loro cari preghiamo: salva la nostra vita, oh Signore. Nello Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Questa nostra famiglia riunita, anche se nelle nostre case, anche se lontana, nel nome di Cristo posso offrire un sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue
esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per mezzo del Cristo, Signore nostro. Per un uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio e Signore della vita lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ti ha resi partecipi della sua risurrezione. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ricordiamo di Aldo, i defunti della famiglia Pizzoccolo, Benedetto e Lina, Olivo e Giovanni, Silvio, Luigina, Uber ed Emanuele. Ammettili a godere la luce del tuo volto e di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi da ogni peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che venga la beata speranza che tu ci doni, e venga Gesù Cristo, nostro Signore. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Noi qui non possiamo scambiarci un segno di pace, però nelle case lo potete fare. E allora fatelo, per ridirvi ancora una volta che vi volete bene. Fatelo, soprattutto se magari c'è stata qualche difficoltà. Fatelo come scambio di pace e come speranza che davvero possiamo riabbracciarci. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
vicini, forse più di tante altre volte quando siamo presi dalla frenesia delle nostre giornate. Stanno arrivando tante foto di singoli o di famiglie che metteremo sui banchi per il giorno di Pasqua. Stanno arrivando i giorni più santi dell'anno, che avranno il suo punto, il loro punto d'arrivo proprio nella veglia pasquale. Cristo, nostra vita, morto e risorto per amore nostro. E cercate di scambiarvi i video che mettiamo in rete. Per domenica prossima arriverà nelle case sempre tramite internet, oppure il telefono, oppure in qualsiasi altro modo. Cercheremo di farvi arrivare una celebrazione da fare in famiglia per la festa delle palme. Ecco, scambiatevela, fatelo sapere. Così pure chi ha bambini in casa, ecco i video che sta postando Don Matteo sulla preparazione, sul modo di vivere i giorni santi che abbiamo davanti a noi, ecco, sono molto belli, molto interessanti e accattivanti. Scambiatevi. Un abbraccio a tutti, accompagnato dalla nostra preghiera e dalla nostra benedizione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato il suo corpo e il suo sangue per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a voi. Buona domenica a tutti. Rimuovi la mia pietra.